Natale ed è tempo di calendarie. Noi ve ne presentiamo uno speciale, è stato realizzato dagli artisti Senza Dimora del Centro Binario 95 della stazione Termini di Roma per raccogliere fondi a sostegno delle attività che eh, vengono svolte insieme ai Senza Dimora nel prossimo anno. Allora in studio con noi oggi ci sono Alessandro eh, Radicchi che è presidente della cooperativa sociale Europe Consulting. E, eh, buongiorno. buongiorno, bentornato a Rai News e c'è anche eh, in Studio un uh, ospite speciale, Daniele eh, Lucaroni, che è uno dei redattori artisti di questo calendario. Allora, ben arrivato anche a lei. Grazie. Alessandro, dunque, insomma, continuano le vostre iniziative, adesso siamo arrivati a un calendario che ha un titolo particolare, ce lo vuole illustrare: Energie sostenibili. Beh, sì, il 2012 è stato dichiarato dall'ONU Anno Internazionale delle Energie Sostenibili. Allora, noi ci siamo eh, domandati. Quali sono per noi le energie sostenibili? Le energie sostenibili, abbiamo pensato che l'energia sostenibile per eccellenza è l'uomo. Questo è un po' il concetto con cui lavora il binario 95 perché noi crediamo che ogni uomo abbia la capacità di rinnovarsi, quindi di creare, di trovare dentro di sé qualcosa per andare avanti anche quando ci sono delle difficoltà che sembrano insormontabili. Ed è un calendario capovolto, no? Sì, è un calendario capovolto. Esatto, perché per quale motivo? Si sfoglia, diciamo, dalla prima pagina al contrario perché diciamo un po' è anche l'ottica del nostro giornale di strada del Shaker. Allora. Che in qualche modo le cose viste da un'altra angolazione possono avere un aspetto diverso. E quindi energie sostenibili, il calendario 2012 di, che si trova su www.binario95.it. Poi vedremo anche il vostro sito. Allora Daniele Lucaroni è un ospite del binario 95, è stato uno dei primi a fare l'ingresso nel centro di accoglienza di via Marsala ed è anche un redattore di Schecker. Tra l'altro è stato anche eh, il residente della Repubblica nella campagna che è stata fatta proprio per dare residenza. Alle persone che non hanno eh, una dimora fissa. Allora, eh, ci racconti questa esperienza, come è arrivata a questo binario, qual è stato il primo momento d'incontro, che ricordo si porta dentro? Beh, io ricordo bellissimo ricordo dei primi giorni quando sono arrivato al binario 95, ho trovato un clima di guardia accoglienza e subito ho trovato il mio modo di fare. Io mi intendo di scrittura, eh, ho aiutato a scrivere, a. Ha aiutato a scrivere, a mettere in condizioni anche chi non sapeva scrivere di sapere scrivere. Quindi ci siamo aiutati reciprocamente. Da noi ci sono i laboratori, che sono quattro, e in questi laboratori c'è un clima di accoglienza e di, e di solidarietà che è difficile trasmettere per televisione, però ci provo a farlo. Insomma, la sua testimonianza è comunque molto importante, anche insomma, il senso di quello che accade anche, anche lì, forse una solidarietà che bisognerebbe portare anche fuori da, da questi ambiti ed estendere forse anche ad altri, ad altri eh, settori. Andiamo a vedere adesso allora con Giusefina Alessio alcuni dati sulle persone che vivono in strada. Il numero reale resta ancora un'incognita. La ricerca sui servizi presentata recentemente dall'Istat non fornisce il numero delle persone senza fissa dimora ma censisce i servizi presenti sul territorio dei 158 comuni considerati. Il numero e il profilo dei senza fissa dimora arriverà il prossimo anno. Intanto secondo la FIOBS, la Federazione degli Organismi per le Persone Senza Dimora, il numero degli homeless in Italia sono circa 60.000 ma come sottolinea l'Istat, l'utenza che annualmente si rivolge a ciascun servizio non corrisponde al numero esatto di persone senza fissa dimora. In alcuni casi infatti si tratta di individui che pur vivendo un disagio dispongono di un'abitazione. L'accoglienza notturna da questo punto di vista è certamente più indicativa e segnala un dato di 76.000 presenze, ma anche qui sottolinea l'Istat una stessa persona può essere stata censita più volte durante l'anno. Insomma più parametri per stabilire il numero dei senza tetto che arriverà nel 2012, tracciando anche i percorsi che portano alla povertà estrema. Alessandro Redicchi, insomma sono tante, ancora troppe, le persone che vivono in strada, come commentare questi dati? Beh sì, come diceva la ricerca, a cui poi abbiamo anche partecipato con la FIOPS di cui siamo soci, eh, è stata fatta una ricerca sui servizi, eh, su quella sulle persone la stiamo facendo adesso, avremo i risultati il prossimo anno. E, sì, le persone sono tante, la cosa interessante da sottolineare è che dalla ricerca FIOPS Istat emerge che solo il 5%, in particolare a Roma, dei servizi offerti sono centri diurni o ricreativi queste noi crediamo sia una mancanza avendo poi un centro diurno perché è proprio da centri diurni e ricreativi come eh, il nostro che possono nascere iniziative quali quelle del calendario come diceva anche Daniele insomma, che esatto. poi la solidarietà la fratellanza e la condivisione nasce anche dal fare, dal fare insieme è vero Daniele? Sì. Quello che caratterizza il nostro centro è la mancanza totale di opposizione. Noi non ci sono questioni, non ho mai si è visto litigare tra di noi. E tutti quanti lavoriamo e ci prepariamo secondo i programmi che ci danno gli operatori ma si lavora, insieme, si, si lavora insieme si produce e insieme non si e in non si perde tempo in dispute inutili eh, Daniele poi è un grande rappresentante del centro cioè lui dice che fa scrittura ma fa anche ben altro vi voglio ricordare che il calendario è stato fatto con un, in un modo molto particolare cioè con una forma d'arte studiata assieme agli ospiti che si chiama forma d'arte materica cioè ognuno degli elementi che compongono i collaggi del calendario rappresenta un pezzo della vita di ogni ospite quindi dà proprio un, un senso di appartenenza, proprio del calendario. Grazie. E credo che sia anche una speranza in quest'anno di crisi. Verso cui ci stiamo... Sì, ripartiamo ripartiamo esatto. dalla, eh, dalle persone insomma, che, non hanno, eh, che non hanno niente da perdere, insomma, quindi possono, da questo punto di vista, possedere tutto. Allora, Giusefina Alessio in studio sì. con noi. Ciao, Gio. Buona allora, eh, abbiamo alcune sì. notizie da dare. Qualche notizia mm. eh, sempre eh, che riguarda diciamo, gli homeless quest'oggi. Allora, cominciamo con la presentazione della ventiduesima eh, edizione della cosiddetta Guida Michelin dei poveri, quindi dove mangiare, dormire... La varsa edizione 2012, questo è il titolo della, della guida. Oggi ci sarà una conferenza stampa alla comunità di Sant'Egidio alle ore 12 e quindi verrà uh, presentata. Poi ancora dal redattore sociale.it, non solo senza dimora, fra gli utenti di avvocato di strada, anche lavoratori e famiglie sfrattate, ma non solo. Si parla anche di tutti gli stranieri che hanno perso il permesso di soggiorno, ai working, ai working poor, le persone che non riescono ad arrivare a fine mese per quanto poco percepiscono, fino ai padri. Separati, quindi crescono le nuove uh, povertà. Andiamo avanti con la notizia uh, successiva: senza fissa dimora, aggredito a Bologna. L'associazione Avvocato di Strada afferma che gli episodi sono molto frequenti, ma spesso non uh, denunciati. Andiamo con uh, l'ultima uh, notizia: Avvocato di Strada, e parliamo sempre dell'associazione Onlus, sono in arrivo tre nuovi sportelli in Sicilia e uno a Venezia. Grazie, Giusefino Alessio. Allora, di chi parlavamo del calendario, ma ci sono anche cartoline artistiche, bigliettini di auguri, anche un ricettario eh, di cucina. Insomma, in, in stazione si fanno veramente tante cose, anche piatti gustosi. Vogliamo parlare di questo eh, libretto? Sì, allora, intanto ringraziamo sempre Ferrovie dello Stato che ci concedono gli spazi in eh, comodato d'uso gratuito. Fuochi della Domenica è un altro dei prodotti realizzati al binario 95 ed è un manuale di cucina ma anche un manuale d'arte perché all'interno di questo libro si raccoglie l'attività di tutti i laboratori del centro, quindi abbiamo disegni, poesie, scritti. All'interno di ricette di cucina provate e testate dagli ospiti. Anche dalla sottoscritta per la verità. Sono ricette molto facili. <ride> C'è anche quindi... un regalo di e Filippo Lamoro. Diciamo, Ma si possono diciamo, realizzare con prodotti che si trovano con facilità, finalmente. Allora, eh, Daniele, Daniele Lucaroni, insomma, cuochi della domenica. Naturalmente ha partecipato anche lei a questa pubblicazione. Sì, ho partecipato con la descrizione delle, delle cucine, dei piatti da cucinare, scritti in, in versi. E, addirittura, addirittura sì, sì. e soprattutto con i disegni che abbiamo utilizzato la tecnica della monotipia facciamo dei disegni sull'astre di vetro e poi li riproduciamo quindi insomma diciamo una tecnica sofisticata, sì. eh, eh, ma i laboratori eh, che cosa rappresentano per lei? Questo... Per me rappresentano la vita perché si svolgono nel pomeriggio e sono di cinque tipi, c'è il laboratorio di, di disegno, c'è il laboratorio teatrale, c'è il laboratorio di scrittura, c'è il laboratorio e poi c'è il laboratorio, il, il video il cinema, il venerdì ci vediamo un film scegliamo un film e li vediamo oggi che cosa prevede il menù <ride> dei laboratori oggi, oggi c'è un corso stiamo facendo un corso di disegno speciale per, il, per illustrare un libro, come fare un libro? Okay, non c'è mai un momento di pausa, insomma, si, si, si lavora, si produce sempre, si sì, crea sempre. Sì. E allora, io direi di tornare adesso a parlare dei regali di Natale, perché sono regali molto particolari quelli che sono stati eh, promossi dal centro binario 95 della stazione Termini. Allora, vediamo prima questo spot che è stato proprio realizzato dagli artisti di strada. Vediamolo. Mi piacerebbe una pelliccia per Natale, una pelliccia scelta da te, mm, ma forse chissà quanto mi faresti spendere, no no, ciao ciao bella. Lo prendo qui e regalo. Dai laboratori creativi di binario 95. Il ricettario cuochi della domenica ed il calendario illustrato 2012. Un regalo sostenibile per un Natale più giusto. Allora Alessandro, di chi parliamo di questi regali? Insomma, come funziona questo meccanismo? Se vogliamo fare un regalo allora, eh, per aiutare queste persone, come, come si fa? Allora, intanto ringraziamo i realizzatori del video che sono, mm. ricordo, un laboratorio video che si fa al binario 95. C'è anche una web TV che sta partendo, quindi presto la troverete. Quali regali? Abbiamo pensato assieme a Daniele e agli altri mh, ospiti del centro che cosa chiedere. Intanto ognuno di loro ha fatto una richiesta, quindi ha scritto come me stesso anche una letterina. a Natale. Caro Babbo Natale, allora uno ha chiesto un accendino, uno ha chiesto un cappello, però poi ci sono state delle richieste interessanti, cioè dice perché non andiamo a un teatro? Perché non andiamo a un cinema? Delle richieste normali, cioè vivere il Natale oggi per una persona che ha perso tante cose significa in qualche modo cercare la normalità. Mm. E devo dire che c'è stata una grandissima risposta sul nostro sito binario95.it dove anche si può andare e cliccare ed acquistare un biglietto per una persona che quel biglietto non potrebbe acquistarlo abbiamo quasi esaurito diciamo quelle di che erano nostre... quindi è stata una cosa molto bella questo significa che le persone capiscono che in questo momento particolare di crisi c'è bisogno e di normalità Ma si può normalità. portare anche, aggiungo io, il regalo direttamente al centro allora Daniele Ucaroni eh, il Natale che cosa è per lei e che regalo ha chiesto? Se lo me è sempre sapere. la famiglia, però la nostra famiglia è una famiglia allargata, fatta di tante persone che che vivono lo stesso, che viviamo lo stesso stato di senza fissa dimora e che ci aiutiamo reciprocamente e per il regalo di Natale, da andare d'accordo con gli altri. Mamma mia, una cosa molto. si dovrà impegnare molto Babbo Natale per riuscire. Speriamo che, che sia di buon auspicio questa richiesta. Allora, la famiglia del Centro Binario 95, per concludere, Alessandro Radicchi, come festeggerà il Natale? la allora, Famiglia allargata. Sì, diciamo che il Natale, appunto, eh, può essere anche un momento un po' di malinconia, in particolare per chi la famiglia non l'ha, però noi che facciamo? Tiriamo fuori le nostre energie sostenibili, eccole qua e quindi cerchiamo di inventarci il Natale, quindi grazie anche all'aiuto dei donatori, avremo, abbiamo adesso come diceva Daniele, un laboratorio di arte su carta, realizzato da Susanne una un'artista americana credo che, che è la nostra artista Giovanna Ranaldi, poi abbiamo il 25 il pranzo di Natale, oggi pomeriggio abbiamo una festa alle 17, chi vuole venire in via Marsala 95, si comincia a festeggiare già dopo. Oggi. E poi andremo al teatro se riusciamo a avere tutti i biglietti al sì, cinema. Ma non ci si annoia cioè, niente, insieme, sarete insieme. Sarete insieme insomma, Siete quindi... tutti invitati, venite <ride> da noi con un regalo però. Ah, vabbè. <ride> allora, eh, grazie Alessandro Radicchi, grazie anche a eh, Daniele Lucaroni per eh, la sua partecipazione qui. Allora, buon Natale e, e divertitevi. Insomma, si comincia a festeggiare da oggi in poi. Con Giusefina Alesso vediamo adesso mail. altre notizie. Vi... Ah, mh, vogliamo, uh, purtroppo uh, ci sono mh, brutte notizie, insomma, come avete uh, sentito, c'è stato un esplosione in un'acciaieria, un operaio muore nel Bresciano. Roberto Cavalleri, 47 anni, è stato colpito da un corpo metallico dopo lo scoppio di un forno. Sempre per restare anche in tema che abbiamo affrontato anche ieri, tema di razzismo. I senegalesi che sono stati uccisi a Firenze a Piazza Dalmazia. Oggi ci sono i funerali alla Moschea di Firenze. Quest'oggi la giornata si aprirà alle 10.30 con il tradizionale rito del lavaggio alle cappelle del commiato poi Luce c'è una mail c'è una sì. mail diamola in chiusura uh, sì uh, diamo la mail uh, è un'iniziativa visto che si parla di um, appunto progetti e iniziative per il Natale c'è questa mail ricordiamo anche il nostro sito che è altrevoci.blog.rainews24.it è il nostro indirizzo web allora uh, Germana ci scrive vi segnalo una notizia una iniziativa che si chiama una nota per l'endometriosi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore rivolta a tutte le donne affette da questa grave patologia allora in che cosa consiste questa iniziativa venerdì 23 dicembre a Roma presso l'auditorium Conciliazione a Roma appunto verrà loro offerto il concerto dell'orchestra sinfonica eh, Walzer di Joan Strauss i posti gratuiti si possono prenotare tramite questo indirizzo mail che potete trovare anche sul nostro, eh, sul nostro indirizzo web come vi ho detto prima dunque ve lo ricordo decicco@rm.unicat.it oppure potete telefonare allo 063 15 51 31 dalle 14 alle dalle 10 alle 14. Ah, sì. Sul sito comunque potete sì, trovare infatti, tutte queste informazioni. Eh, allora ce ne sono tante. Eh, grazie per averci seguito l'appuntamento per domani ore 9.45 e, e parleremo oh, di eh, talenti. Il nostro ospite sarà il Maestro Giovanni Allevi. Allora, grazie anche a Roberta Pergalini che ha seguito questa puntata e alla eh, regia Carlo Graziosi e tutta la squadra tecnica. Arrivederci.